la nostra maestosa torre campanaria della Basilica di Clusone compie quest'anno 400 anni. Lo dice con chiarezza la scritta in lettere cubitali, ma che sono poco visibili dal basso, sul fregio della trapeazione dell'ultimo cornicione sotto la lanterna, una scritta sui quattro lati che dice Gregorio XV, Pontefice Massimo, 1621, cioè sotto il pontificato di Gregorio XV nell'anno 1621, aere pericolo consiglio ac cura, cioè con il consiglio, il finanziamento, il rischio del nobile Giovanni Angelo Caio, ma alla fine dice a spese infine del denaro pubblico, sottinteso sorse questo campanile. La costruzione quindi fu ultimata ufficialmente nel 1621, ma ha una lunga storia questo campanile, che io sintetizzo in questo modo. È cominciata nel 1608 con un'assemblea dei capi famiglia in cui si evidenziarono i contrasti tra le contrade interne e quelle esterne di Clusone, e nello stesso anno fu dichiarato pericolante la vecchia torre campanaria, e nel 1612, quindi 4 anni dopo, il Consiglio Comunale elesse il soprintendente alla fabbrica, appunto il nobile Caio, e scelse il progetto dell'architetto Antonio Comino di Brescia e formò il capitolato d'appalto sottoscritto dal podestà di allora Lorenzo Pasqualico e dall'arciprete Giovan Battista Grumelli e da 5 deputati della fabbrica per le 5 contrade interne di Clusone. Nel 1621 fu completata la torre, 66 metri più 4 della statua più 7 delle fondamenta. In realtà fu completata effettivamente nel 1624 con la posa della statua in pietra di San Giovanni Battista, e fu completato così il campanile. Seguì purtroppo una lunga vertenza tra il comune e l'appaltatore nobile Caio e tra il comune e le 4 contrade esterne che si rifiutarono di contribuire alla spesa. A Bergamo il tribunale diede ragione al comune, ma a Venezia la sentenza fu ribaltata e le contrade esterne furono esentate dal pagamento delle spese per la torre campanaria. La stessa torre e le campane e la statua di San Giovanni Battista ebbero diversi restauri nel 1809, nel 1832, nel 1886, l'ultimo grande restauro della torre nel 1978-79, così come il concerto delle campane fu più volte sostituito o rinnovato. L'ultima è quella dell'anno scorso, del 2020.